Buonasera a tutti, benvenuti nella mia cucina anche quest'oggi. Allora, questa sera è sabato sera, sono le 6:30, quindi un po' l'orario giusto per l'aperitivo. La mia idea oggi era proprio quella di preparare dei piccoli stuzzichini da accompagnare così al calice, una piccola alternativa ai soliti crostini che possiamo preparare, che stanno molto bene col calice. Noi oggi prepareremo delle piccole tartellette a base di pane, poi andremo a fare una piccola farcitura con della salsiccia, così visto un po' i primi freddi approfittiamo. E niente, così vedrete, con un procedimento molto semplice anche il pane può prendere forma, va bene? Allora, io direi, visto che siamo così in una diretta, avevo piacere così di dare un saluto. Buonasera Renata, Antonio, buonasera, Tiziano, buon sabato sera a tutti. Allora, cominciamo subito. Prendo un attimo la salsiccia, ecco qua, e anche la ricotta, perché oggi utilizzeremo anche un pochino di ricotta. Eccoci qua. Allora, in maniera molto semplice, partiamo subito col prepararci un po' questa base, questa piccola farcitura. Noi oggi faremo appunto salsiccia e ricotta, poi eventualmente vediamo, ci sono sicuramente un sacco di altre soluzioni alternative che adesso magari diciamo mentre diamo la cottura. Allora, cosa facciamo? Padellino, aspettate che metto bene magari. Lorella, buonasera. Mettiamo bene, si vede così, sì. Così da questa angolatura forse andiamo meglio. Ok, padellino. Allora, un giro d'olio in padella, va bene? Accendiamo l'induzione, mettiamo fiamma teoricamente alta, ecco qua. Poi prendo la mia mandolina, ci abbiamo un po' di scalogno, ce lo mettiamo. Perdonate, la mia mandolina è molto casereccia, ma funziona benissimo e quindi mi tiene compagnia sempre. Ecco qua. Ci mettiamo giusto un pochino così per insaporire questa salsiccia. Allora, noi oggi faremo appunto un 16 tartellette, vedrete poi con il pane, e per 16 ci può bastare una salsiccia, una piccola salsiccia è più che sufficiente per fare la farcitura. Allora adesso facciamo così un po' dorare il nostro scalogno. Poi aggiungo anche un rametto di rosmarino, perché il rosmarino, se lo mettiamo quando l'olio sta friggendo, gli dà già un po' di profumo, poi lo togliamo perché altrimenti gli aghetti ce li troviamo nel padellino e diventano un po' antipatici, quindi giusto un attimo per profumare l'olio. Adesso vedete, io ho preso la salsiccia, ho tolto proprio la pelle, l'ho anche già sbriciolata, così è velocissima da cucinare, ci state proprio un attimo. La mettiamo qua dentro, ecco qua, è molto veloce, no? Se lo sbriciolate state un attimo a preparare il tutto, poi magari quando è qui in cottura si dà un po' così una schiacciata con il cucchiaio, in modo che così, ecco, adesso per esempio lo tolgo il rosmarino, altrimenti poi ce lo troviamo in mezzo. Ecco qui, adesso iniziamo un pochino a rosolare. A voi piace la salsiccia? Eventualmente alternative per farcire queste tartellette? Beh, ovviamente tutto il mondo delle verdure, quindi non so, potreste spadellare delle zucchine, poi andare a inserire magari della feta, della Philadelphia, della ricotta, i formaggi che più vi piacciono, non possono essere zucchine ma peperoni, oppure piccole melanzanine fritte, dei piccoli cubettini. Tutto il mondo delle verdure va più che bene per creare questo tipo di farcitura, altrimenti si può pensare anche al mondo delle varie creme di maionese varie, quindi salsa tartare, magari una rosellina d'ungherese, oppure salsa tonnata, se volete poi aggiungerci un bel fiore di cappero, così vi dico un po' di idee che mi passano. Ecco, allora adesso sfumiamo anche con un goccino di vino, e io oggi ho vino bianco, sfumate, vabbè, ho vino bianco, vino rosso, a seconda dei gusti. L'importante è appunto inserire un pochino di... adesso abbassiamo un pochino la fiamma, così lo lasciamo cucinare un attimino, vediamo se c'è anche un po' per chiesto, sì c'è. Ecco, ci metto anche un pizzico di sale, ma giusto proprio poco, perché alla fine nell'impasto normalmente della salsiccia ci sono già un po' le spezie, quindi non vado a salare oltre. Allora, spostiamo un po' da questa parte. Morena, buonasera.
Benvenuti. Allora, pane. Quindi queste tartellette stasera le prepariamo con il pane, proprio perché avevo detto che è una cosina proprio semplice, veloce, quando avete degli amici che vi arrivano all'ultimo, cosa faccio, cosa non faccio, con il pane così andate via velocissimi. Quindi un pacchetto di pane al tramezzino tenetevelo sempre a disposizione. Poi, volendo, questo stesso metodo che faremo, adesso lo vedrete, lo potete utilizzare con la pasta brisè. Ecco, sulla sfoglia magari non ve lo consiglio, perché essendo che saranno dei formati molto piccoli, proprio per essere anche un po' sfiziosi così nell'assaggio, la sfoglia non vi tiene bene la forma, invece la pasta brisè e il pane al tramezzino vi vanno perfetti. Allora, adesso lo andiamo semplicemente ad appiattire con il mattarello. Ok, io adesso ho questo mattarellino piccolino, sempre un po' decoro, ma vanno bene tutti, ecco, è giusto per appiattirlo un pochetto. Ecco qua, e poi ci serviamo, sapete che io ho forte simpatia per gli stampini da biscotto, allora lo stampo da biscotto è veramente un must nella mia cucina, nel senso che al di là appunto delle frolle, come avete visto anche i cestinetti che ho postato dei piccoli pasticcini, li ho realizzati sempre con gli stampini così, con il mini muffin, quindi la stessa tecnica anche nel dolce, scusate, adesso vado sempre un po' fuori dal discorso. E dicevo appunto, lo stampino è sempre utile da tenere in mezzo alla cassettiera con dei coltelli, perché non solo vi permette di fare frolle, tagli di pane, ma anche ad esempio creare delle forme sul formaggio oppure sugli affettati, ad esempio anche la mortadella si presta moltissimo al taglio. Adesso così vi faccio vedere, giusto che avevo preparato delle piccole stelline, vedete, per esempio la mortadella si presta molto bene, anche il formaggio. Quindi invece magari di fare i cubettini di formaggio, fate magari cuoricini, stelline, a seconda un po' del tema. Bene, cominciamo allora, se no io vi trattengo con le mie chiacchiere. Allora, tagliate proprio questi fiorellini di pane. Dunque, con una fetta di pane dovrebbero risultarne più o meno un 5. Allora, chiaramente quella parte dello scarto non lo buttate via, ma lo tenete in parte, magari poi lo utilizzate all'interno del composto di polpette oppure di ripieni, di verdure, che se volete fare un po' di ripieno, quindi comunque lo scarto non va eliminato. Allora, adesso noi ce li prepariamo così, ecco qua. Nel frattempo voi vi preparate il vostro drink, mentre io vi cucino qualcosetta. Eccoci qua, continuiamo, facciamo giusto un po' per far vedere, e così nel frattempo si cucina la nostra salsiccia. Eccoci qua, fatto. Quindi vedete, è veramente una cosa molto semplice da preparare. In 2 secondi l'abbiamo fatto. Allora, lo stampo che vado ad utilizzare sono questi stampi qua, sono stampi per mini muffin, e praticamente noi questi dischetti che abbiamo recuperato, questo lo faccio con il pane, si può fare con la pasta brisè, si può fare con la frolla, stesso metodo, ok? Quindi lo inseriamo all'interno, appoggiamo bene i lati che aderiscano allo stampo. Non serve né imburrare né niente, perché a parte che vabbè, io ho lo stampo nuovo, quindi c'è un gusto sfrenato quando sono nuovi, ve lo dico. E poi è chiaro che quando si usano un po' di più, allora magari sulle frolle è meglio imburrare. Comunque normalmente con il pane non avete nessun problema, andate proprio a inserire così facilmente a mano, e poi si va a metterlo in forno a 180 gradi, proprio 2-3 minuti il tempo che si va a dorare, il pane tostato ed è pronto per essere servito. Quindi quando non volete fare magari delle tartine fredde, ma volete presentare qualcosina di tiepido adesso che è inverno, anche se le preparate un pochino prima non c'è problema, magari poi alla fine prima di servirle gli date giusto una piccola scaldata in forno, in modo da servirle tiepide. Ecco qua, quindi adesso vi faccio vedere, abbasso un secondo i commenti se riesco, no, non ce la faccio, vabbè. Sì, quindi praticamente li inseriamo così, ok? Adesso teoricamente vanno in forno, io non le metto, sennò magari per un minuto o due non riesco a controllare, perché magari guardo adesso la salsiccia, allora prima di fare figuracce ne ho già fatti qualcuno, ho già tostato, così ve li faccio vedere come vengono. Ecco qua, praticamente in un attimo, vedete, la salsiccia è pronta.
perché appunto essendo stata sbriciolata non richiede molto tempo. Adesso ci vado a inserire la ricotta. Della ricotta ne basta un quarto di ricotta fresca. Ecco, la cosa che vi consiglio in questo caso è prendere proprio una ricotta di latteria. Non perché non si possono usare quelle confezionate, perché normalmente le utilizzo quando c'è da fare delle torte salate, però in questo caso non andando in cottura in forno, allora è meglio che il prodotto sia proprio prodotto fresco, anche perché è proprio l'impasto un pochino più corposo, un po' diverso. E quindi l'ho versata direttamente dentro la padella, la ricotta, in modo che così prende proprio anche, spengo anche il fuoco, e così si insaporisce, no? Con tutto questo sughetto di salsiccia. Adesso voi non potete sentire il profumo, però vi posso garantire che si sente bene, se ovviamente piace questo tipo di farcitura. Allora, ecco qua questo nostro composto pronto. Adesso prendiamo queste tartellette che ho già preparato, così ve le faccio vedere come escono. Vedete? Allora, praticamente escono proprio dei piccoli cestinetti. Adesso c'è questa luce un po' che imbroglia il colore. Opla. Quindi vedete? Si prestano bene a tutte le farciture, no? Quello che volete inserire poi all'interno, ad esempio, adesso inverno facciamo qualcosina di caldo, però anche d'estate, tutte le cose fredde, tipo olive, pomodorini, feta, sono carini da mettere all'interno. Ok, allora adesso andiamo a riempire col cucchiaio, andiamo proprio a mettercelo all'interno. Aspettate che vi sposto un pochino, scusate, io con il video non sono proprio una potenza, sono un po' in granatella. Ok, quindi semplicemente andiamo a riempire tutto. Sono dei piccoli bocconcini che avete visto, non so, ci mettiamo proprio 3 minuti a farli, però sono gradevoli. Poi si possono fare anche le forme rotonde, però così a fiorellino dà un po' di mosso carino. Voi cosa vi preparate? Cosa fate questa sera di bello? Avete qualche menù? O state leggeri? Oggi è sabato, magari ci si concede qualcosa in più. Eccoci qua. Allora, ecco qui, completiamo giusto l'ultima, poi andiamo anche a fare una piccola decorazione in modo da dare un po' di colore alla cartelletta. Quindi ricordatevi appunto che volendo si possono fare con la pasta brisée. Questo era proprio per sostituire il discorso del crostino, quindi presentare il crostino con una forma un po' più diversa, un po' più generosa. Allora, a questo punto ho tagliato dei piccoli ciuffettini così di rosmarino, in modo da dare un po' di profumo, poi chiaramente quando si mangia lo si toglie, giusto per presentare un pochino e profumare il tutto. Ecco, allora così, questa era una piccola idea, perché tante volte magari capitano degli amici, no? All'ultimo e dici: cosa faccio? Cosa preparo? Il pane da tramezzino è sempre utile da tenere, si possono fare veramente un sacco di cose. Eccolo qua, l'ultimo, due ciuffettini, ci siamo, ecco, così siamo pronti. Io adesso vorrei anche prenderne uno, ve lo offro in modo virtuale. Eccoli qua, quindi vedete, ops, che mi cadono anche. Sì, sono così dei piccoli bocconcini, molto semplici, però molto saporiti. Allora, ragazzi, io chiaramente vi ringrazio come sempre per l'attenzione, magari ci vediamo la prossima settimana ancora con un'altra idea salata. Ho già in mente qualcosina simpatico. E niente, vi auguro un buon sabato sera e buona settimana. Arrivederci a tutti, ciao ciao ciao!